E così pensavo, mentre mi stavo preparando il pollo, anzi il tacchino, stavo pensando, no, a cosa, eventi, dove andare, che faccio, tutte queste cose. Un pensiero, lo condivido. E allora? E quindi io me l'ho pensato. Quasi tutte le cose che vado a programmare comprendono l'idea di relazionarmi con qualcuno. Poi ho pensato, si vede che sono un essere sociale, perché, boh, cioè io mi posso anche fare il pollo, cioè io cucino, guarda che bello, stasera un bel frappato col pollo, che vi devo dire? Non è che sto male. Però, dico, ma che ci vuole stare da soli? Stare da soli è facile, è noioso. Sì, va bene, poi ho iniziato a pensare, ma sta cosa dello stare da soli, perché viene celebrata come una qualità? Saper stare da soli, cioè, aspetta, fermo, un attimo, sapere, sapere. Sapere non vuol dire prediligere. Sapere, sei capace? Sì. Cioè, non è che muoio, ok? Sto, faccio, ma... Dire che è positivo e fare confondere queste due cose, questo è prediligere, ok? E siccome predilige, ho detto, allora è una lode. Cioè il bias collettivo, fondamentalmente, in questi anni, probabilmente accompagnato dalla New Age, che cantava e suonava in un momento dove nessuno era prevenuto, ok? La maggioranza di persone non sono prevenute, semplicemente, banale. Un gatto, quindi i miei gattini qua sono nati in mezzo alla boscaglia, non si avvicinano. Sono tutti nervosi, vengono a mangiare, ma nervosamente. Perché non confidano. Ok? Invece noi confidavamo e tra le cose che sono passate è passata questo bias, questa forma di pensare, questo Shen del cielo superiore, una cosa così. Che ci è passato, è arrivato e che ci dice che comunque stare da soli è una cosa che bisogna imparare a fare, confondendo il fare con l'abituarsi. Perché se io sto da solo, mi forzo a stare da solo, dopo un po', stando da solo, io mi costruisco il mio recinto di abitudini, che forse potrebbe coincidere con una comfort zone. Ok? Mi faccio questo recintino, poi siccome mi piace, perché mi abituo, sappiamo che quando uno è abituato a una cosa, dopo fa fatica a non cercarla, cade sempre lì, preferisce, la predilige. Ok, quindi predilige cosa? Questa forma di vivere che hai imparato, perché sei abituato a stare da solo. E dopo che la predilige ne parla, dice io sono figo perché sono capace di stare da solo. E allora ci vedevo un contraccolpo di una psicosi. Cioè, l'essere umano, secondo me, fino a un po' di anni fa, non aveva questa tendenza. Erano poche le persone che amavano stare da sole ed era abbastanza atipico volerlo fare. Però, se una persona ci cresceva nel silenzio delle montagne, dei pascoli, queste cose qui, aveva sviluppato un modello esistenziale abbastanza abituato a stare da solo. Sì, tendeva a stare da solo. Okay, quindi c'è qualcuno che magari tende a stare da solo, ma secondo me sono pochi, ma la funzione naturale invece è quella sociale. Tuttavia la socialità è andata scemando in una forma molto aberrata. Si possono notare i cambiamenti sociali nell'arco degli anni come andassero a squalificare proprio la relazione. Tutte le relazioni perdevano un po' alla volta qualità per l'intensità, per la sorpresa, per la passione. No? Il carico di significato che poteva avere quella relazione, no? Non è lì, l'ho incontrato, no? È tutta un'altra cosa. Ecco, questo deprivarsi continuo, no? Perdendo qualità ha coinciso con un aumento di solitudine. Solitudine. Da quelli che vivevano nelle case popolari a Milano negli anni 80-90. Tutti lì chiusi con la televisione, solitudine.
era comparsa a livello di massa la solitudine. E siccome l'essere umano ama giustificarsi, sempre più persone si trovavano meglio a stare da sole perché si erano abituate e hanno iniziato, dalla loro posizione solitaria, a far sentire la loro voce e a vendere la solitudine come un fattore da conquistare, quando è una condizione come un'altra, peraltro noiosa. Adesso faccio il pollo. Buon appetito.